Senti spesso parlare di picco glicemico e di glicemia? Scopriamo insieme in questo video che cosa sono e cosa succede nel nostro corpo. Ciao a tutti, sono Danila, laureata in scienze motorie e massofisioterapista. Da 25 anni mi occupo di benessere e attraverso questo canale aiuto le persone ad avere uno stile di vita più sano. La glicemia è semplicemente la concentrazione degli zuccheri nel sangue, un parametro molto importante da tenere sotto controllo per mantenere uno stato di salute ottimale, per controllare il peso e per avere energia sempre disponibile. Perché la glicemia si alza e cosa comporta? Quando mangiamo carboidrati come lo zucchero o anche la pasta, pizza, gelato, eccetera, il nostro corpo trasforma il glucosio, che è subito disponibile nelle nostre cellule, per darci energia. Quando si trova glucosio nel sangue, si alza appunto la cosiddetta glicemia. Viene rilasciato subito dal pancreas l'insulina, che è un ormone importante che porta glucosio all'interno delle nostre cellule, nel fegato, nei muscoli, come zuccheri di deposito. Un'altra funzione dell'insulina è quella di trasformare il glucosio in eccesso in colesterolo e trigliceridi che si depositano nel tessuto adiposo. Attenzione a chi deve perdere peso o deve controllare il peso perché si possono accumulare con questo processo dai 2 ai 10 grammi di grasso al giorno. Quindi, quando alcune persone sento che dicono che ingrassano, che prendono peso, ma mangiando poco e non si spiegano il motivo, ecco questo è uno dei motivi per cui 2 grammi di grasso ogni giorno, 3, 4, 10, tutti i giorni, tutte le settimane, alla fine dell'anno ci troviamo con qualche chilo di troppo e non riusciamo a spiegarci il motivo. L'insulina produce un altro ormone chiamato aldosterone, che crea ritenzione idrica, quindi attenzione soprattutto noi donne, perché aumenta il volume di acqua nel sangue e di conseguenza aumenta la pressione arteriosa, creando ipertensione. Questo è il quadro di quello che succede quando si esagera con gli zuccheri e non si bilancia bene il pasto in modo corretto. Per fare un esempio semplice, se a colazione mangiamo il tè con i biscotti oppure il classico cappuccino con la brioche, introduciamo nel nostro corpo soltanto zuccheri e si crea il processo di cui parlavamo prima, cioè il cosiddetto picco glicemico. L'ideale è mantenere un livello costante di zuccheri nel sangue. Come possiamo evitare i picchi glicemici? In ogni piatto dobbiamo inserire anche le proteine, che ci aiutano a contrastare l'insulina. Quando mangiamo proteine, viene stimolato un ormone chiamato glucagone, che lavora in modo opposto, ma sinergico, all'insulina, cioè rallenta l'assorbimento degli zuccheri che entrano piano piano nel sangue. Nel frattempo noi lo consumiamo per svolgere le nostre attività quotidiane e la glicemia rimane costante e stabile. Quindi, semplificando il tutto, nella nostra quotidianità cosa possiamo fare? Semplicemente creare dei piatti equilibrati. A questo proposito vi lascio il link nella bio perché c'è un video specifico che parla proprio di questo, di un piatto sano ed equilibrato e di come comporlo. Sicuramente dobbiamo prediligere carboidrati come frutta e verdura e cereali integrali, evitare farine troppo raffinate, inserire la parte proteica, che è proprio la base. Per appunto evitare il picco glicemico, quindi carne, pesce, uova, legumi. E prima di mangiare, l'ideale sarebbe consumare una porzione di insalata o di verdure miste che contengono fibre, in modo da dare sostanze nutritive che rallentano il passaggio del glucosio nel sangue e mantengano stabile la glicemia. Pasta, cereali, meglio se cotti al dente, perché così hanno un indice glicemico più basso. Potete trovare anche un elenco di tutti gli alimenti e del loro indice glicemico per valutare e capire quali sono più indicati. Zucchero bianco, birra, gallette di riso sono gli alimenti con un indice glicemico più elevato, quindi attenzione. Ognuno di noi però è diverso e unico, quindi occorre fare una valutazione personalizzata per capire cosa serve nello specifico al nostro corpo per ottenere il nostro miglior risultato in base al nostro obiettivo. Se vuoi una vita sana, resta aggiornato sui miei contenuti, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche. Se il video ti è piaciuto, metti un like e scrivimi nei commenti se c'è qualcosa che vuoi approfondire. Ciao!